Ah, eccomi, un momento. Buongiorno, buongiorno. Sì, buongiorno, adesso ti presenti, sei sceso mezz'ora fa. Ho avuto... Cammina, domaga, tartaruga, metti qua. Hai portato tutto? Tutto. Vediamo un po', controlliamo perché tu hai una testa. Manca lo zucchero alla cannella! Come? Manca lo zucchero alla cannella! Ma come faccio la torta senza lo zucchero alla cannella, bestia! Rimbambito! È già la quarta volta che vieni su e per la quarta volta te ne sei dimenticato! Idiota! Signorina, le mani a pasta loro! Ma lo zucchero c'era! Non c'è! Guardate sotto! Sotto dove? Dove sotto? Dove? Non c'è! Vai! Provvedi, torna al negozio. Vado al negozio. Sì. Però se vado al negozio adesso. Aspettate un momento, meglio se. Signor Gigi! Signor Gigi! Che vuoi? Manca la zucchera alla cannella! C'è la zucchera, c'è! Non c'è! Andiamo a guardare che non c'è la zucchera! Ma sei pazzo! Gridare in quel modo dalla mia finestra! Ma credi di essere in piazza? Tu, porta tutto in cucina. Tieni, poi torna giù al negozio e portami lo zucchero nella cannella. Oh, gridare in quel modo dalla mia finestra. Mi fa chiasso, mi fa palazzo signorile questo. Signorina? Avete detto lo zucchero e la cannella? Sei sordo? Non so quanto costa. Ho detto sei sordo. Avevo capito sei soldi. Ma che capisci tu? È l'ingresso! È l'ingresso! Che sì. Faccio? Apro io! Certo, apri tu, io sono la padrona! Apro io! Sei presso la porta! Sei! Buongiorno! Sei qua, buongiorno! Buongiorno! Professore, ma piacere, state qui un momento! Cinque minuti sono dentro, non faccio 5 minuti! Eccomi qua! I biscotti! Eccoli qua, eh! Queste sono le gallette dolci, no? E queste sono le vignolate. Ah, bene. Non ho dimenticato niente. Nulla. Papi, meno male. Papi, io vado in cucina. Sì, vai. Intanto io voglio contrattare con i musicisti. Un po' di musica fa bene. Lascia fare a me. Professori, entrate, per favore, entrate. Piano, vi siete puliti i piedi? Sì, come no? Veramente puliti, no, perché mia figlia stamattina non ha fatto altro che pulire qui i pavimenti per l'occasione, non vorrei che li sporcaste con i vostri piedi. No. Intaccati, piano. Mamma mia, quanti piedi, questa che esagerazione. Ma noi siamo 5 persone, 2 per ciascuno. È il meno. Vabbè, ma comunque state fermi, non vi muovete troppo, fermatevi qua. Dunque, volevo dire una cosa, mi raccomando, di non farmi fare una cattiva figura. Voglio fare una bella figura. State tranquillo, cavaliere. Però se mi decideste... A che cosa? Ad arrotondare la cifra. Siamo alle solite. E allora ho parlato francese. No, amici miei, non torniamo su questo tasto, per favore. Vedete, a me mi pare che 500 lire stanno bene. 100 lire per ciascuno, ma che cercate di più di questi tempi? Abbiate pazienza, voi non potete immaginare quanto mi costi questo invito. Fatemi il piacere, non ritornate più su questo argomento, non insistete più. Va bene, non insistiamo più. Grazie all'unanimità, grazie. Dunque volevo dire, vedete, per quanto riguarda le musiche e i motivi, voi sceglierete voi, marcette ballabili, polk, polchette, foxtrot, charleston, quelle cose un solo motivo, io non rinunzio, vedete, proprio non rinunzio. Quale? Perché so di fare cosa gradita al direttore. Dunque, vedete, è un motivo di una canzonetta napoletana in voga 7-8 anni fa. Ma io non ho orecchio abbastanza. Come fa? Poi non ricordo bene quelle. Già la tazza, il cucchiaino, lo zucchero lo tenete sotto il cucchiaino. La tazza di caffè! La tazza di caffè! Sì. Come fa? Io non ho orecchio! Quello fa... No, che scherziamo!
Voi dovete suonare con gli strumenti, non con la bocca. Certo, no, gli strumenti. No, qui finisce la musica giapponese. No, che con gli strumenti, sì, per carità, non facciamo scherzi, non facciamo guittate. Perché il direttore la canticchia questa canzone in ufficio. Da questa è facile dedurne che il motivo gli piace. Cavaliere, ci dite voi quando dobbiamo incominciare. Sì, adesso vi dico dove vi dovete situare tutti e tutti quanti. Muovetevi con cautela, per favore, che avete i piedi infantili. Dove siete stati? Alla vendemmia? No, la pioggia di l'altro ieri. Guardate, vedete quello stanzino? Sì. Quello lì, con la porta bassa, vi mettete là dentro. Là. Ma lì dentro manca l'aria. Sentite che vi portava a Portofino, a Villanova, a Posillipo. Abbiate pazienza, è uno stanzino capace di ospitare 5 persone, anche 6. Guardate, voi da quello stanzino, sì. giratevi. Voi vedete benissimo la porta d'entrata, sì, che è quella lì d'ingresso. Sì. Giratevi adesso. Quando il direttore arriva qui con me, naturalmente, che io l'accompagno sotto la porta, allora voi suonerete, e mi raccomando, tempestivamente. Sì. Con gli strumenti! Con gli strumenti! Sentite, ma guardate, non facciamo scherzi! No! Ne avete portati gli strumenti? Sì. Ci sono nelle custodie? Sì, no, volete vedere? Beh, con gli strumenti non facciamo guittate, ripeto. È lo stesso motivo, lo suonerete quando il direttore va via. Questo è molto importante, quando se ne va e quando arriva. Quando poi noi saremo tutti quanti qua, naturalmente, a discutere, non so di che cosa potremo discutere, voi suonerete quello che più vi piace, valzer, una bella marcia, una cosa così. Per quanto riguarda poi, naturalmente, qualche cosetta da portare, ci penso io. Grazie. Un po' di biscotti, un po' di pignolate, credo che vi posso mandare. A piacere vostro. Accomodatevi, andate. Non fate rumore, per favore. Che sono questi? Ecco i bignè, papi. Fammi vedere. Guarda, preparato bene. I bignè. E sono la tua specialità, hai fatto molto bene. È tutto pronto? Sarebbe tutto pronto, papi, se quel cretino di Cosimo e Garzone dal droghiere mi avesse portato sullo zucchero e la cannella. Bene. I bignè li ho fatti, ma devo preparare la torta. Ma come ti è venuto in mente di invitare il tuo direttore? Cara mia, tattica, diplomazia, politica... Forma, io miro all'avanzamento, cara mia, e questo è l'unico mezzo. Per l'occasione, bella mia, io ho pensato anche a te. C'è una sorpresa. Ho invitato un giovane. Gabriele! Hai invitato Gabriele, papi Gabriele! Ma perché, bella mia? Non sei contenta? No! Mi è antipatico, Gabriele! E tu lo sai! Calmati, non farti prendere dai nervi. Ma come, quello che Gabriele è un tipo così elegante, così leale, sincero, colto, e poi ha una posizione economica abbastanza importante. Ma come, quello la settimana scorsa, niente meno, ha vinto un terno di 100.000 lire, ti dico, 100.000 lire. Voi vi sposate, state in pace, grazie di Dio. Vedi, se tu mi dici che sei contenta, in meno di un mese papà conclude tutto. Non puoi concludere un bel niente, invece, perché io di matrimonio, io non ne voglio sapere. Papi, non ne voglio sapere, io mi voglio divertire ancora. Ma che ti diverti? Ma che c'è da divertire in casa mia? Ma dove ti diverti? Che ti vuoi divertire? Insomma, tu non puoi capire che hai una certa età. Tu non vuoi, ma insomma, tu vuoi rimanere sitella per tutta la vita. Non se ne va più. Mettiamo le cose a posto, papi. Innanzitutto io non ho una certa età. Ho 35 anni. 35 e posso divertirmi ancora un poco. E poi Gabriele non mi piace perché è brutto, è ridicolo, ha la pancia, è grosso così, non tu sei una testarda, ecco quello che sei, la pancia, perché tu non ce l'hai la pancia. Abbiamo tutti quanti la pancia, la dobbiamo tenere la pancia. Basta, perché tu dovresti convincere alla tua età, e ti devi decidere, ma tanto più che sei rimasta senza madre, figlia mia. Non c'è più, io vi dico sinceramente, io sono stufo, stanco di pensare alle tue necessità femminili, la sottoveste, la camicetta, le babusci, basta, sono stanco. E per questo vorresti che io sposassi un uomo che non mi piace? Ma non è questo. Bello affetto di Pedro, in verità. Bell'affetto, basta. Papi, basta. Tu ti sposerò.
sposerò la morte. La morte sposerò. Ma Gabriele mai, eh? Gabriele mai. Gabriele mai, mai. Roba da pazzi, roba da pazzi. Ma quanto è brutta come è capitato in casa mia, questi non lo so. Ma chi se la prende? Giusto la morte se la prende, senz'altro. Giusto la morte se la prende. Ma la capricciosa a quell'età, quello c'ha 42 anni. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno Gabriele, lo fossi in fabula. Stavamo parlando proprio di voi, accomodatevi. Grazie, signor Ferdinando. Prego. Laurea in cucina. E io sono felicissimo di avervi ospite in casa mia. Voi, il mio più caro collega d'ufficio, non poteva mancare. Non dovevate mancare. Laura, appena saputo che voi eravate stati invitati, ma che ha fatto? Salti di gioia, saltava di qua, saltava di là, una cosa meravigliosa. Veramente? Ha una forte simpatia per voi. Ed io per lei, l'amo, signor Ferdinando, sento di poterla fare Felice. Sono solo, ho un discreto impiego. La settimana scorsa ho vinto un terno di 100.000 lire. Mi accordate la sua mano? Gabriele, sì. Abbiate fiducia in me. Sì. Voi sposerete Laura. Oh, allora potrò chiamarvi papà. Ma naturale. Papà! Che non lo vuole capire. E io sono stanco di questa cosa. Gesù. Gabriele, papà, sono qua. Mamma mia, scusate, che maniera. Scusate, papà. Stai calmo, stai tranquillo, non essere agitato. No. Accidenti. Sono calmo. Oh, Laura adesso è in cucina, sai? Sì. Sta tra sciroppi, zuccheri, miele, una cosa, poi se la vedi come sei conciata stamattina. Sì. Mettiti qua, vedi? Sì. Siedi qua. Sì. Mettiti qua. Lei sta in cucina, la vedi? Sì. Quindi è passata, lo vedo. Hai visto come svelta, come saltella? Mettiti qua, sì. Assumi una posizione romantica, sì. Mia figlia è romantica, sì. Tu lo sai. Sì. Così. Che caldo che fa oggi. Proprio c'è scirocco. Proprio scirocco. Oh, vediamo un po' qua. Don Ferdinando, buongiorno! Oh, avvocato! Come state? Bene, avvocato, bene. E voi state bene? Bene, grazie. Avvocato, a proposito, sì. Ho una buona notizia, sapete? Davvero? Vi ricordate, voi mi diceste, non lo credo, non sarà possibile. Che cosa? Avvocato, sì. Scendete un momento. Sì, scendo. Siete in condizione di venire in casa mia, decentemente vestito? Sì, no, sì. Perché ho mia figlia che gira per casa. Sì, decente. Venite, vado ad aprire la porta. Venga subito. Gabriele. Quello sta volando. Laura? Signora! Non so se la mia visita è gradita. Non voglio deludervi. Quest'oggi siete più bella. Perché vi siete fatta così affascinante? Non certo per voi. Vostro padre mi ha detto che voi mi amate. Mio padre ha mentito. Ha mentito? Vi prego, Gabriele, dimenticatemi. No. Il mio cuore non potrà mai appartenervi. Fatalmente è così. Perdonate, ho la torta nel forno. Laura! Ecco, avvocato. Grazie, avvocato. Permesso. Capirete, caro avvocato, ho fatto un bel colpo. Certo. Per me è una grande soddisfazione ricevere in casa il direttore generale della Banca Provinciale d'Italia. Senza dubbio. A proposito, vi presento l'Arcangelo Gabriele, che sta qui. L'Arcangelo Gabriele? Sì, l'Arcangelo Gabriele. Lui è venuto dalla cosa. Dal presepe!
No, voglio dire, lui è venuto da casa sua, è abbastanza lontano, eppure sta qui. Gabriele? Scusa, vieni un momento qui, ti voglio presentare il mio amico. Egidio Maglietta, avvocato, piacere. La settimana scorsa ho vinto un terno all'otto, sì. 16, 21 e 90, sì. 100.000 lire. Sì. Bravo, complimenti. Lo dice a tutti quanti, perché poi è una bella somma. Certo. Don Ferdinando, come si chiama il vostro direttore? Dunque, il mio direttore si chiama Cesare De Cesare De Cesarano. Cesarano. Sì. Capirete, io me lo voglio tenere amico. Ah, si capisce? Non si sa mai, perché molti colleghi in ufficio lo hanno invitato a casa e ne hanno ottenuto qualche favore. Certo. Io non ho voluto rimanere fuori, l'ho invitato pure io te. Bene. Mi dispiace, però, mi dispiace seriamente che per l'occasione avrei voluto riceverlo, non so, in una casa più degna. Ah, avessi avuto la casa del Corso Vittorio. Era più vasta, più bella, c'aveva un nespolo fuori al balcone che era una meraviglia. Sì, certo, ci sarebbe voluto un ambiente più moderno, magari più piccolo ma moderno. Qui tutto ha un sapore di antichità, di vecchiume, vecchie cose dell'Ottocento. Sì. Io penso che se il vostro direttore ne riceverà una brutta impressione, le conseguenze si rifletteranno sulla vostra posizione d'ufficio. Voi non credete? Io credo. Non lo credete? Io lo credo. Non lo credete? Lo credete? Io lo credo senz'altro. Avvocato, ma lasciatelo credere anche a me, sì. Se voi non mi fate parlare, io non lo crederò mai. Io lo credo anch'io, ma d'altra parte che posso farci adesso? Ormai è fatto, questo è. Certo, è una casa modesta, umile come modesti, e umile solo il mio impiego e il mio stipendio. Io ho uno stipendio da niente. Lo so, ma l'occhio! L'occhio vuole la sua parte! Qui tutto un sapore di cose morte! Questa lampada funeraria, per esempio, cos'è questa lampada? Per carità, questo è biscuit, ma scherziamo. Però, se mi lascerete fare, questa stanza, almeno questa, diventerà un capolavoro di modernità. Ma come, scusa? A che ora deve venire il vostro direttore? Avvocato, a che ora? Alle 5. Alle 5? Vediamo. Sono le 3, il tempo c'è. Avvocato, abbiate pazienza, che cosa volete fare? Quello che potrà giovare seriamente alla vostra carriera, il vostro direttore deve rimanere a bocca aperta. Avvocato! Babbavia. Non ne posso più, Babbi, non ne posso più, non ne posso più. Calmati, Laura, calmati, lo vedi chi c'è? Volevi che non lo vedesti? È grosso così? Quel carrettino di Cosimo, il garzone del droghiere, ancora non mi ha portato nello zucchero della candela. Verrà, eccolo, meno male a voi. E vado io ad aprire. Grazie, vado io. Prego. Hai 20 minuti che ti aspetto. Ma sono andato prima al secondo. Prima dovevi venire da me. Via. Laura. Vai in cucina, via. Signorina, le mani a posto loro. Io picchio quanto voglio. Io sono un lavoratore. Laura. Addocciate voi. No, lasciate fare a me, vi dico. Ho buone conoscenze nel palazzo. Ditemi piuttosto, chi servirà il tè? Chi lo servirà? Dunque, un momento, il tè. Già il tè. Il tè lo serve mia figlia Laura. Io, l'arcangelo Gabriele, vostra figlia, l'arcangelo Gabriele, ma per carità, Don Ferdinando, ma non facciamo caponate, per carità, qui ci vuole una persona per servire ed un'altra per annunciare. Non esageriamo, non è mica la casa di un ministro. Ma per carità, Don Ferdinando, questa deve essere la casa di un impiegato moderno, civile. E mamma? Niente, caro, lasciate fare a me, dunque vediamo un po', come cameriera, ci sono. Ci serviremo di Rosina, quella della mia padrona di casa. E un tipetto vispetto graziosetto, tutto così. Guarda, un momento, non è mica scandaloso questa ragazza in casa. Per carità, è una brava ragazza. Per annunciare, vediamo un po', la faccenda della servitù l'abbiamo messa a posto per annunciare. Ditemi un po', quanti sono gli invitati? Quanti sono? Avvocato, un momento, mi state portando un'agitazione. Gli invitati sono io. Ovvio. Ovvio. Poi, direttore. Ovvio. Mia figlia. Ovvio. E l'arcangelo Gabriele, siamo sempre lì. Ovvio. Poi? Basta, c'è più nessuno. Volevo invitare il ragioniere Zampetti, ma non era disponibile. Tutti qui? Sì.
Arrivederci, don Ferdinando. Me ne andate? Sì, sì, me ne vado a casa. Stavamo parlando tanto bene. Me ne vado a casa, mi metto a letto, mi spoglio, un bel bicchiere d'acqua minerale sul comodino, un giornale, è meglio. Io non posso vivere in questo palazzo, questo è un palazzo di mezze tacche, di borghesucci. Ma come, voi ricevete il vostro direttore generale con quattro invitati? Avvocato, ma che devo fare una donata qua? Abbiate pazienza. No, sono pochi, dove sono pochi. Ci vorrebbe almeno un'altra persona, una persona brillante, spiritosa, che sappia tenere sulla conversazione, una persona che abbia un certo prestigio e soprattutto, come dire, ecco, fascino, fascino. Come si fa, come si fa, come si fa? Ecco perché io volevo invitare quel ragioniere, quel... Beh, vengo io. Voi? Sì. Col fascino. Ce l'ho, ce l'ho. Oh, un'altra cosa, don Ferdinando, poi, a proposito dei dolci. Avvocato, a me mi fanno male le casse. No, signorina, no, mi dispiace, ma non posso restare. Vabbè, vuol dire che mi pagate domani. Noi siamo abituati a quello. Mi pagate domani, perché... Vabbè, mi vedi, ti pago domani. Oh, un momento, ragazzo, girati un po', lasciati guardare, gira, cammina, vai. Perfetto. Chi è questo ragazzo? Avvocato, è il garzone del droghiere. Mi pagate domani. Ho capito. Sì, va bene, adesso rispondi a me, guarda me. Sta parlando lui, guarda lui, che guardi a fare me? Perché state parlando voi? No. Adesso parlo io, guarda me, devo... Guarda lui! Guarda me! Che guardi lui? Sono io che parlo! Che bella testa di rapa, ma che sta parlando lui? Devo farti una domanda. Hai da fare, hai? Eh? Hai da fare, hai? Sì, senza hai, è inutile che... Hai da fare, hai! Hai da fare! Avvocato, lo state rimbambendo! Questo è già in mezzo rimbambito! Non capisci, hai da fare, che devo capire? Sei libero? Sì! Benissimo! Senti, ragazzo, io vedo dal tuo volto che sei svelto, intelligente. Tu devi fare per noi una cosa semplicissima, di una semplicità estrema. E vado a spiegarti. Tu dovrai, cioè, presentare tutti gli invitati che tra poco verranno qui. È una cosa di una semplicità estrema. Senti, vai a parlare con il tuo. Cioè, vai a parlare con il tuo. E così fa, Mentre sta parlando se ne va. È andato. Vabbè, meglio, lascia perdere. Mi pagate domani. Ti pago domani. Signori, in sala c'è Sempronio. Mi pagate domani, vabbè, allora. Mi pagate domani. Signori, è arrivato Caio. Sì. Assecondiamolo, per carità. Signori, di là c'è Tizio. Avvocato, voi siete impazziti, scusate. Ma cos'è questo andare e venire? Sembra Sempronio, Tizio, Caio. Stavamo parlando. Ma sì, sto mostrando al ragazzo com'è che deve fare. Lo saprei fare, Cosimo. Mi pagate domani. Lo spiego. È il principato. Signor Gigi. Scenda subito! Costui va via, ma è impazzito! Con chi stai parlando? Con Sempronio! Con il signor Sempronio, non puoi scendere, ragazzo, serve a noi! Adesso serve a loro, non basta scendere! Come chi sono io? All'uomo non basta scendere! Tiguarello! Hai capito, Tiguarello? Ma la volta ne volete finirsi o no? Ma che è una piazza questa casa, avvocato, abbiate pazienza, avete portato una confusione inimmaginabile. Scusate, don Ferdinando, volevano il ragazzo giù, serve a noi. Vabbè, serve. Ma... Allora, Cosimo, siamo intesi, Tutto chiaro. Adesso stai attento. I nomi degli invitati sono... I nomi. Cavalier, Egidio, Maglietta, quello sono io. Poi c'è grande ufficiale, signor Cesare De Cesari, De Cesarami. Mi pagate domani!
Sei avvocato, lasciamolo stare, che questo rovina tutto. Vedete, abbiate pazienza. Non se li ricorda? No, che volete che si ricordi tutti questi nomi? E se li scrive! Acco! Sì, ma li scrive! Se li scrive un po' di carta. Sì, sì. La matita, dateci la matita. Oh, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Prima il cavaliere. Sì. Cavalier. I nomi. Sì, i nomi. Cavalier Egidio Maglietta. I nomi. Cavalier Egidio Maglietta. Maglietta. Poi c'è grande ufficiale. Signor Cesare. Sì. Dece. Metti il piede qua. Tu sai scrivere? No! Lo sapevo! Tu disgraziato, avvocato, quello non sa scrivere! No! E prende carta, penna, no. Ma che fa? Mi faccio i segni miei particolari! Ah, sì? Poi mi ricordo, io faccio così con tutti i clienti, ogni cliente un segno particolare. Segno particolare, sì. Che ti ricorda, sì, la persona! Sì, sì. Ah, allora se se lo ricordo siamo a posto! Bravo Cosmo! Oh Cosmo, adesso vieni su con me che ti do una bella giacca così, poi una cravatta. Si sta tutto su. Oh, sì. Anche voi, Don Ferdinando, venite su che. No, a voi darò il mio tight, quello nuovo, io metterò quello vecchio. Andiamo su Cosmo. Sì, ma non mi pare che sia. No, Peppi, come sta? Oh. Come sta, Peppi? Oh. Signorina Laura, aiutateci anche voi. Qui tutto deve essere trasformato per l'arrivo del direttore. Mentre noi andiamo in cerca di quello che ci occorre, voi liberate questa camera da tutto questo. Non lo so niente. Qui è arrivata una confusione tale che levate un po' di questa roba. Dove l'hai messo? Sento Dio. Ma guarda, con questo bel vestito. A me pare che stava meglio come stava, non vi pare? Certo, è roba vecchia, ma non è poi tanto brutta. Questo miei... lo portiamo di là. Sì, attenzione ai bignè. Sì. Ecco. Laura. Beh? Scusate. Ma perché mi trattate così? Gabriele, come vi permettete? Prendete il tavolo, sì, subito. Subito, via. Subito. Vi amo, Laura, vi amo. E io non vi amo, Gabriele. Buongiorno, signorina Laura. Ho portato il servizio d'argento. Sono 32 pezzi. Ah, sì. E questa è la biancheria ricamata per servire il pezzo. Ebbene, grazie. Prego. Siete molto gentile. Prego, signorina, è stato un piacere. Prego. Meno male che la mia padrona è fuori insieme con suo marito, Permesso. Cosmo? Cosmo? Anche questo. Largo. Anche il tappeto. Largo. Vicino alla cristalliera! Avete fatto tutto a posto ancora?
cristalliera, povera cristalliera. Che hai fatto? Per prendere lo scaletto. Scusate, ma tu paghi, Sì, sì, sì. Ne togliamo da 100.000 lire. Ah, ah, la testa! La testa, la testa! Allarga! Ah, la testa. La tiene là in mezzo, la tiene. Avvocato, benedetti Dio. Basta, così tutto a posto, vediamo, sì. Oh, che ve ne pare? Insomma, certo, è un'altra cosa. Beh, tu, ognuno al posto suo, sì, per favore. Sì, sì. Ricomponetevi che siete senza giacche. Mi raccomando, professore, andate nello stanzino. Ecco, chiudetevi dentro, zitti! Zitti! Ecco qua. Avvocato, ma io che cosa devo fare? E tu dovrai servire il tè, carina, e tutto deve essere servito nel servizio d'argento. Va bene, allora io vado in cucina, avvocato! Avvocato, stiamoci attenti qua, Oh, è una brava ragazza. Cosimo, vieni qua, Cosimo. Ripeti i nomi. Cavalier. Egidio. Gidio. Magliatella. No, Maglietta. Vabbè, siamo lì. Grande ufficiale. Signor? De Cesare. Bravo. Vai. Non fare rumore. Non solleva le polvere. L'ombrellina. Ho fatto tante per pulire, quello solleva la polvere. C'ho una sorpresina per voi. Ecco qua. Un bel brillante, mettetelo al dito, farete un figurone. Mamma mia, quanto è bello, elegante, vero? Accidenti. Ma che è? Falso o vero? Che volevate che fosse vero? È falso, ecco. È uno zircone. Ah, che schifo, avvocato. Che è? Uno zircone. Ma è infettivo, che è? Ma no, si chiama così, è falso, insomma. Ah, è falso, È lui. O è la mondezza, o è lui. Oh mamma, ecco, è la sua macchina, e la sua si è fermata davanti al portone. Ehi, adunata! Sta arrivando, giù le mani, giù, stai così, vai nell'ingresso, non appena lui busserà gli aprirai immediatamente, cortesemente lo farai aspettare, verrai di fargli dire il suo nome, verrai di qua ad annunciarlo e poi lo farai passare, va bene, capito, lo faccio entrare e poi gli domandi il nome. No! Prima, vai. Non sollevare polvere! Quello mi mette confusione, avvocato, speriamo che faccia vada bene. Sedetevi, per carità. Sedetevi. Eccolo. Fatti! Silenzio. Sta lì all'uscio. Che fa quello? Perché non ha? E perché non ha? Ecco qua. Zitti, ho sentito dei passi. Anch'io. Oh, mamma mia. Ancora? Ma che succede? Che ne so, gli avvocati, chiamatela a quel cretino lì. Cosimo! Vieni qua. Ma tu perché non hai? Ho paura. Ma di che hai paura? Ma che ci sta in mammone la puta? Paura. Quello è il direttore generale, hai capito? Apri. Vai ad aprire immediatamente, muoviti, ma calma. Mamma mia, non sollevare polvere. Oh, calma, sediamo, dopo. Io qui, sì. Sedetevi. Papi, sono emozionata.
Se ne va. Se ne va. Mannaggia il diavolo. Ah, direttore! Direttore! Ci siamo in casa. Mancava la corrente. Sì. Mannaggia il diavolo. Chiama ma quell'assassino. Calma, calma, calma. Cosimo. Vieni qua, Cosimo. Cosimo. Ma quando senti suonare la porta, tu devi aprire. Va bene, ho capito. E allora? Ecco, vai. Fallo aspettare. Vai a aprire, vai. Oh, dunque. Mamma mia. Sediamo. Papi, che emozione. Calmatevi, Laura, calmatevi. Grande ufficiale. Sottufficiale. Signor Cesare. Giulio Cesare. Capitano generale di Sempronio, di Cesaretti, di Ciceranella. Di Ciceranella. Di Cicerenella. Di Cicerenella. Viva l'Italia. Viva l'Italia. Basta, basta. È uno strazio. La vera levo detto, avvocato. Apri. Prego, direttore, avvocato. Vuol dire avvocato, fatelo entrare. Prego, prego. Tutto in vostro onore, direttore. Signor direttore, perdonate, è uno sciagurato. Il cappello e il bastone del direttore. Prego, signor direttore, ecco il cappello. Via. Sì, sì, ecco. Prego. Se non sbaglio, Arcangeli. Gabriele, terzo ufficio informazioni. Alle dipendenze? Del cavalier De Simone. De Simone. Anche voi qua. Sì. Bene. Sì, direttore. Direttore, sì? Ho il piacere di presentarvi il colonnello di... mia figlia Laura. Fortunato, signore. Sì. No, è signorina. Scusate. Prego, sono ben lieta di fare la vostra conoscenza, signor direttore. Che bell'uomo! Laura! Signor direttore, ho il piacere di presentarvi il mio avvocato. Egidio Maglietta, avvocato, amico. Civile e penale. Fortunato. Volete farmi l'onore di accomodarvi, signor grazie, direttore? Grazie. Sono veramente onorato e lusingato. Onore mio, prego. Di questa visita che io mi aspettavo. Sapevo che voi siamo un po' emozionati, emozionati tutti quanti. Cosimo! 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 È un gesto affettuoso, spontaneo d'affetto, direttore. Un abbraccio. Grazie, signor direttore, grazie. Ma cosa c'è? Cosa voleva quel ragazzo? Oh, signor direttore, è un confusionario, quel ragazzo che me ne devo liberare. Sì, 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 è il suo nuovo domestico, sì, sì. L'altro lo ha dovuto licenziare perché gli rubò dalla cassaforte. Sì, sì. 10.000 lire. Perbacco, 10.000 lire. Lo avete denunziato? No. No, non ancora. No. E dovete subito farlo, bisogna punire i colpevoli. Ma cosa volete, signor direttore? Lui ha un cuore tenero e poi non dà eccessiva importanza a queste piccolezze. No. La vostra visita poi lo ha completamente stordito. Sì, e ho voluto accontentarlo. Poi queste sono visite che faccio volentieri, sì. Mi piace osservare da vicino come vivono i miei impiegati, dal più umile al più elevato in grado. Dalla sua vita intima si può rilevare la sua capacità di lavoro, la sua intelligenza. Ecco. Potessi farlo con tutti. Giusto, giusto.
la vostra casetta, ad esempio, denota che voi siete un uomo di un certo buon gusto, di mentalità raffinata, di carattere volitivo. Sì. Voi mi insegnate che la casa dice un po' il carattere di chi la possiede. Ah, certo, certo! Il signor Ferdinando non saprebbe vivere in un ambiente diverso, diciamo in quelle vecchie case dove la vita del povero impiegato si svolge tra quattro pareti umide e fuliginose. Aveste visto che cos'era questa casa, direttore? Una spelonca! Sì, sì, sì. Ma adesso tutti gli appartamenti privati sono in riparazione, sì, sì. Privati? Sì, beh, quello suo, quello della signorina, quello della servitù, stucchi, mosaici, fontane, la piscina. Sì. Anche la piscina? Sì, sì, la piscina, sì. Era necessaria, l'abbiamo fatta. Pensile, pensile, la piscina, pensile. Per adesso sono in funzione soltanto questo salottino e la cucina, ma tra non molto ci sarà l'inaugurazione di tutto il vasto complesso. Ah, bravo, bravo, bravo. È stato così. Che bel solitario. Ah, sì, è uno zuccone. No, zorgone. No, è un acquisto zuccone. Che gli feci fare io, un vero affare. Sì, 30.000 lire, ma vale molto. È elegante. Lo credo. È molto elegante. Voi è molto tempo che siete a Napoli, direttore? No, appena da un mese. Ah, sì, sono stato trasferito. Sì. Occorre più ordine, più disciplina. Accurato. E senso del proprio dovere. È giusto, direttore, giusto. Voi in quale ufficio prestate servizio? Io, direttore, io sono vice cassiere del reparto depositi clienti. E sono vice cassiere da 3 anni e aspetto l'avanzamento, direttore. Anzi, questa sarebbe una ottima occasione nel vostro prossimo rapporto alla direzione generale. Capisco, per una capisco. Buona parola per me, è vero. Voi siete Congargiulo, mi pare. Sì, un ottimo impiegato, modesto. Beh, ad essere sincero, non ho avuto un buon rapporto sull'attività del Gargiulo. Hai capito? Che Bariolo? Non pretenderete che io spiatelli ai 420, cose che riguardano l'andamento dell'azienda. Non ci penso proprio. Posso servire il tè, papi? Eh? Il sì, tè, sì. Papi. Direttore, mia figlia vorrebbe servire il tè. Grazie, molto gentile. Se mi piace. Con permesso. Prego, prego. Il tè. Buono, il tè. Chiedo scusa, e perdono. Se... Ma cosa c'è? L'avevo immaginato. Cosa? È il notaio di fronte in agonia dall'altro ieri. Opera. Forse ci sarà il funerale, forse. Adesso? Sì, sì. Ma... Prego, io non... A mezz'ora non ci può fare il funerale. No, no, sono quelli. Ah, quelli? Hai capito? In vostro onore, signor direttore, orchestra, complessino musicale in casa! Graziosa l'idea, anche poco fa l'ho sentita. Beh, un personaggio come voi merita ogni riguardo. Ma cosa succede? Deve essere le riparazioni per gli appartamenti. Prego qua, Rosina. Signor direttore, è semplice col limone o col latte? Semplice, grazie. Semplice. I biscotti. Benissimo. C'è tutto, anche non abbiamo trascurato niente. Zucchero quanta? Regolare. Ci sono impegne. Ecco, avvocato. Voi? Semplice anche per me, grazie. Semplice, grazie. Ecco, senza zucchero, senza zucchero. Il signor Gabriele. No, a lui no. Ecco. Papi, tu... Senza latte, senza limone, senza zucchero. Non me lo dare proprio, non darei, lasciate. Perché? Non lo voglio, non fa no, niente. No, lo prendi sempre così, fa. Lascia stare, lascia stare. Con permesso. Magnifico questo servizio, sì, da te. Sì, argento purissimo, ma più che il valore intrinseco, esatto. Bisogna ammirare il gusto, la raffinatezza del signor Ferdinando, vero? È un regalo. È un regalo. Sì, sì. È una befana, veramente. No, scherzo, è un regalo che lui fece a sua figlia per il suo compleanno. Sì. Vi piace il lusso, signor Ferdinando? Sì, sì. Diciamo che gli piace tutto quello che ha un sapore di modernità. Bene, 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 bene. Quello è l'uomo che mi piace. Quello? 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 Quello. Ah, basta! Basta, basta! Signor direttore, signor Ferdinando, scusate, vado via, non mi sento e prego il signor direttore di accettare le mie dimissioni. Come? Con la vostra qualità, col vostro denaro, tutto potete comprare, meno l'onore. Il cielo non mi abbandonerà, non morirò di fame. Ricordate,
16, 21 e 90. Gabriele! Ma è pazzo! Chiedo scusa, direttore. Signor direttore, prego, una fetta di torta fatta con le mie mani. Non posso, non posso proprio, mi dispiace, ma devo andare via. Ci lasciate di già? Sì, sì, ho molto da fare. Ma allora non insisto. Mi dispiace proprio, veramente tanto mi dispiace. Cosimo? Cosimo, Cosimo! Cosimo! Il cappello e il bastone del signor direttore. Vai, vai. Si sarà offeso per la scenata che ha fatto l'arcangelo Gabriele. Ma naturale! Quello lì. Ecco, prego, direttore. Ecco, direttore, il cappello. E chiedo scuse se... Questo cappello non è mio. Non è il cappello del direttore, questo qui. Il suo cappello, quello è il mio. È nuovo, signor direttore, non è molto pratico. Sta facendo i 15 giorni di pratica, signor direttore. Ah, capisco. Ecco, dammi il cappello. Ecco, signor direttore, non è il caso... Oddio. Questo è un cappello da donna? Ma siete venuto col cappello da uomo? È che camminavo col cappello da donna per la strada? No, appunto, questo è cappello da donna, imbecille, il cappello del direttore! Eccolo! Ah, l'ha trovato, ecco, ecco direttore, l'abbiamo trovato, sta proprio bene il direttore. Sì, sì. Con permesso dei signori, sì. Dovrei dire due parole al signor Ferdinando. Sì. Coraggio, l'avanzamento! Dite direttore... Troppo lusso. Troppo lusso, mio caro. Ridete? Ma voi avete riso? Io non ho riso. Ah no? Per un impiegato così modesto, troppo lusso. Perdonate, ma io con il dovere non transigo. Ma direttore, io non... Sono dolente, ma ho il dovere di dubitare. Non mi resta che prendere i dovuti provvedimenti. Per ora, caro signor Ferdinando, mio malgrado, sono costretto a farvi ritenere sospeso dall'impiego. Sì, con una severa inchiesta, poi, sì, si stabilirà la vostra sorte. Sì. Buongiorno, signore. Vabbè, ma direttore, io... Sono dolente, ripeto. Sono l'amico di tutti, ma col dovere non transigo. Giusto. Buongiorno. Buongiorno, direttore. Buongiorno. E allora, fa licenziato! No! Fa licenziato, mannaggia!